Amici del grande calcio, prima di iniziare con il video volevo ricordarvi che se volete partecipare ad una nostra live su Twitch dove parliamo di calcio a 360 gradi, scriveteci su Instagram. Tranquilli, troverete tutti i link in descrizione. Continuate a seguirci e buona visione. Amici del grande calcio, bentornati sul canale di Senza Giri di Parole. Oggi analizziamo Charles de Ketelaere. O de Ketelaere, o de Keteler. Io li dico tutti, così non posso sbagliare. A grande richiesta dei nostri iscritti, abbiamo finalmente deciso di analizzare questo giocatore, nuovissimo acquisto del Milan, su cui Maldini e compagni hanno altissime aspettative, siccome hanno speso più di 30 milioni per il ragazzo. Ragazzone di 1,92 m, mancino, belga, che prima di accasarsi con il Milan giocava nel Club Bruges o Brugge, sempre per la pronuncia, per non sbagliare mai. Le dico entrambe. È già da un paio d'anni che si mette in mostra, perché già da quando aveva 18 anni si è sempre parlato un gran bene di lui, perché comunque calciatore moderno. Le sue caratteristiche principali sono la grandissima tecnica combinata ad una fisicità importante, perché stiamo comunque parlando di un ragazzo di 1,90 m in su, quindi questa combinazione delle due cose ormai nel calcio moderno viene vista come un plus. Facciamo il solito preambolo. Lui nasce come difensore centrale. Poi hanno l'idea di metterlo davanti alla difesa come centrocampista e poi lo mettono alla destra. Lui come si sviluppa come grande nome? Da esterno a sinistra e poi da punta. Questo è il Eh sì. calcio. Questa è sommariamente la storia del calcio, ragazzi. Però a parte gli scherzi, stiamo parlando veramente di uno dei talenti più promettenti del panorama calcistico in questo momento. Le caratteristiche che rendono unico questo calciatore in realtà sono quelle più nascoste. E per esempio, lui quest'anno si è affermato per la prima volta come attaccante centrale. Ora io non so se è da dire perché sembra che ce la tiriamo, però io e Biazzago ce lo siamo detti un sacco di volte che questo sarebbe diventato attaccante, perché voglio dire 1,92 m, non velocissimo, però con quella classe a livello tecnico e quel fiuto del gol. L'allenatore che dice: Wagyu, tu sei. Perché poi è di Napoli l'allenatore. Wagyu, tu sei attaccante centrale, ci sta. Ma poi perché è un giocatore che negli inserimenti fa paura. Fa un po' quello che gli pare in zona offensiva. È migliorato tantissimo nel servire i compagni. Ha realizzato tanti di quei gol, se non sbaglio, 18. Iniziando a parlare di pro e di contro, il suo pro principale per me è ovviamente il passaggio. Allora, la cosa che mi piace di lui è che non fa mai un passaggio banale, tenta anche i passaggi più difficili, poi c'ha un tiro niente male e anche un ottimo dribbling. Tutte queste caratteristiche gli permettono di essere praticamente talmente duttile che ti può giocare in qualsiasi posizione dell'attacco. Secondo me è sprecato da esterno perché io lo utilizzerei in tutti i ruoli possibili e immaginabili. Cioè, io sono per il calcio moderno, i giocatori non devono avere per forza una posizione fissa, ci sta l'idea che bisogna specializzarsi in un ruolo, ma se un giocatore sa fare tutte queste determinate cose, pure per una questione di mettere in difficoltà l'avversario, tatticamente parlando, perché non sai questo calciatore in quale posizione del campo lo dovrai affrontare, io lo sfrutterei, perché comunque lui ha dimostrato di essere pericoloso sia da esterno che da attaccante, che da trequartista. L'hanno messo anche mezzala, quindi, cioè, voglio dire. Io non vedo l'ora di capire Pioli come lo inserirà nella scacchiera del Milan, che è una squadra che piace proprio perché è molto spregiudicata. Diciamo che ogni calciatore negli ultimi anni ha tirato fuori il meglio di sé proprio perché sono liberi mentalmente, cioè giocano seguendo uno spartito, ma che non è fisso. Cioè, Pioli vuole un certo tipo di gioco, ma molto spesso i calciatori sono liberi di fare ciò che vogliono. Questa cosa ad un giocatore come De Ketelaere, secondo me, può fare molto molto bene.
un suo contro che sembra l'altra faccia della medaglia. Diciamo che quando lo metti attaccante, questo contro per me non esiste. Però se lo metti come esterno, dobbiamo ammettere che come esterno non è certamente una scheggia. Cioè è un esterno un po' atipico, sono quegli esterni d'attacco più grossi, più pesanti, che non gli permettono di raggiungere delle velocità incredibili. Poi lui non è velocissimo come lo era Kakà, per esempio, che lo accostano tanto a Kakà. Kakà era un cavallo quando corriva, pur essendo altissimo aveva una falcata incredibile. Lui non è lento, ci tengo a ripetere, non è lento, però non è neanche velocissimo. Ci tengo a precisare, lui d'esterno comunque, anche se non ha la velocità degli esterni tipici, quindi i Mané, i Salah, eccetera eccetera, lui anche da esterno rende, proprio perché c'ha una tecnica, un'intelligenza calcistica e una fantasia fuori dal comune. È da dire che Pioli aveva lamentato più volte l'anno scorso che non aveva un trequartista che sapesse giocare bene fra le linee nella tre quarti campo, quindi potrebbe anche essere che lo schiererà lì. Sì. Soprattutto perché comunque in attacco come punte centrali è già piuttosto inflazionato il Milan. Per quanto mi riguarda, il pro principale che gli darei, a parte quello che dici tu che è giustissimo, del resto lui si è fatto conoscere ai primi tempi, bei tempi di una volta, come il nuovo De Bruyne, proprio per il passaggio. Un'altra cosa che io ritrovo in lui, e lo ribadisco, sono gli spazi. Come li trova, la leggerezza nei suoi movimenti, il fatto che nonostante viviamo in un'epoca in cui i difensori corrono così tanto che appunto bloccano gli spazi sia sugli esterni che sulle vie centrali, lui li trova. Se voi andate a vedere i gol che ha realizzato, sono quasi tutti gol di movimento da parte sua, nel senso che lui si muove, il giocatore compagno vede il suo movimento, lo servono e lui segna. Non c'è quasi mai un gol di Ketelaere che non è studiato tatticamente da lui, quindi questa è sicuramente la sua più grande qualità, anche perché i difensori di oggi sono allenati per coprire gli spazi, per cui quando vedete un calciatore che con questa facilità li aggira è perché è veramente importante. Per quanto riguarda i contro, in realtà se l'avessimo fatto un anno e mezzo fa, questo video sarebbe stato diverso in termini di contro, perché prima aveva, secondo me, tre contro principali. Il primo è il fatto di non essere eccessivamente rapido, e non esiste più questo contro siccome fa il centrale d'attacco adesso. Poteva essere un problema se per esempio fosse finito in Premier a fare l'esterno, ma siccome non è questo il caso, non è più un contro per lui. Il fatto che sia monopiede, perché praticamente un giocatore che utilizza il mancino in esclusiva e basta, che però ribadiamo sempre sul nostro canale che non è un problema se poi utilizzi perfettamente il tuo piede naturale, può esserlo però per alcuni allenatori che non vogliono chiudersi le porte. E poi la finalizzazione, in cui lui era piuttosto carente in precedenza, anche perché aveva una statistica di conversione nei tiri piuttosto bassa, anche proprio nelle decisioni spesso faceva il tiro più difficile possibile nonostante avesse lo spazio per ritagliarsi in altro tipo di occasioni, e però in questo è migliorato tanto. Quindi di fatto a questo ragazzo sono rimaste soltanto la rapidità non eccelsa, quindi ribadiamo, non è lento, anzi è piuttosto rapido, ma non è eccelso per il calcio di oggi, e il fatto che utilizzi soltanto il mancino. Quindi se non lo paragoniamo a Kakà, ed è giusto che non lo paragoniamo a Kakà, a chi lo paragoniamo? A chi somiglia? Allora, diciamo. Per me ha delle somiglianze con Fabian Ruiz e di conseguenza ti dico Guti. Sì. Grande stazza, tecnica incredibile, mancino, con quel mancino può fare qualsiasi cosa, intelligentissimo proprio a livello di calcio, cioè lui sa giocare a calcio, ha proprio tutte le caratteristiche per diventare un calciatore molto forte, perché vede il campo, vede il gioco, e quindi sì, mi ricorda tanto Guti. Io dirò una cosa che potrebbe sia far piacere che provocare il linciaggio da parte dei milanisti nei miei confronti. Van Basten, la grazia con cui lui si muove sulle punte,
l'estrema tecnica rispetto, ecco, all'atletismo sfrenato, me lo ricordano abbastanza, soprattutto adesso che è un attaccante. Ora ripeto, lì al Milan potrà fare qualsiasi cosa, però ha fatto un ultimo anno da attaccante e basta, da punta centrale. Ed è diventato molto simile come giocatore, come interprete della partita. Anche Van Basten, per esempio, se avesse voluto, avrebbe potuto giostrare la sua carriera sul fatto che fosse altissimo e peraltro molto bravo nei movimenti. Però Van Basten era così tanto bravo col pallone fra i piedi che lui non utilizzava l'atleticismo per fare le grandi cose che ha fatto. De Ketelaere è uguale, non è un giocatore che tipo Zaniolo o anche il suo, non so, un compagno come Lang, che a testa bassa va e si scontra con gli avversari perché fa parte del loro gioco. No, lui c'ha la tecnica dalla sua e utilizza quasi esclusivamente quella. Un voto al giocatore, alle abilità attuali di De Ketelaere e al suo potenziale. Allora siamo ad un 7,5 per la sua build attuale e un 9 per il potenziale. E il 7,5 può sembrare poco, in realtà è tanto, soprattutto per il prototipo di giocatore che è lui, e le caratteristiche che ha. Secondo me lui ha molto da crescere nelle decisioni che prende in campo e nello sviluppo totale dell'interpretazione che vuole dare alle caratteristiche che ha in campo, perché lui sa fare molte cose e di conseguenza veramente può essere schierato ovunque. Però in niente è veramente proprio forte, nel senso che è il migliore al mondo in quello che fa. E mi chiedo se cercherà di sviluppare ancora tutto o se a un certo punto si focalizzerà su quello che gli riesce meglio. Se dovesse continuare a fare la punta, probabilmente la seconda. Altrimenti probabilmente si assesterà sull'essere un ottimo calciatore che è così tanto devastante perché sa fare qualsiasi cosa. Per il potenziale 9, è quel tipo di calciatore che diventa tra i migliori della sua generazione. Ci sto. Allora, io gli darei 7 alle sue abilità attuali e 9 al potenziale. Prima di alzare il suo voto attuale, lo voglio prima vedere in altri campionati. Già si è dimostrato molto efficace in Champions, però non è che stiamo parlando, sai, dell'impatto che ebbe Haaland in Champions League, che lì palesemente stiamo parlando di un giocatore di un livello clamoroso, siccome riusciva a ridicolizzare tutti. Cioè, lui ha fatto delle ottime prestazioni in Champions League, ma non è che ha dominato come fece Haaland oppure Mbappé. Quindi non è di quel livello là, non ancora. Però stiamo parlando di un giocatore che nelle corde ha la doppia cifra sia nei gol che negli assist. Quindi giocatori del genere nel calcio hanno sempre fatto grandissime cose. Quindi il 9 sul potenziale per me ci sta tutto, anche per me dipende. Voglio, sono curioso di capire in quale ruolo verrà utilizzato di più nella sua carriera, però sia che diventi un attaccante, sia che diventi un esterno fisso, oppure un trequartista, secondo me ha le potenzialità per essere uno dei più forti giocatori del mondo in qualsiasi ruolo lo mettano. Sono veramente curioso di capire cosa riuscirà a fare in Serie A, e lo dico da appassionato di calcio: se lui fin dall'inizio non dovesse fare bene, perché comunque un certo Leao insegna che non sempre un giovane talento riesce ad esplodere fin da subito, perché in Serie A non abbiamo pazienza, siamo scettici quando si parla di giovani. Se il giovane non ti fa subito, non ti ha un impatto incredibile già dalle prime partite, lo iniziamo a mettere da parte. Quindi io faccio questo appello ai tifosi del Milan, soprattutto perché sono loro che dovranno sostenerlo più di tutti. Cioè, se lui non dovesse rendere fin da subito, bisogna aspettarlo. Cioè, non esiste. Per me un talento del genere non si deve bruciare. Quindi, se la tifoseria inizia a storcere il naso, se magari lui fin dall'inizio non riesce a fare, che ne so, 3-4 gol a partito, 2-3 assist, spero vivamente che la tifoseria del Milan abbia pazienza e non fare come hanno fatto con Leao, che la maggior parte dei
tifosi milanisti al secondo anno l'avrebbero venduto con piacere, perché io mi ricordo benissimo le frasi. Vabbè, tutto fumo e niente arrosto. Bei tempi quelli, eh. Eh sì. Sono contento che sia arrivato in Serie A, perché comunque la Serie A ha bisogno di giocatori forti e lui potenzialmente potrebbe essere uno dei più forti in futuro. Quindi, come al solito, non ci resta che aspettare. Sarà il campo a parlare e il tempo ci darà tutte le risposte. Bene ragazzi, questo video termina qui. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di questo giocatore. Continuate a seguirci perché ci sono ancora tantissimi giocatori da analizzare senza giri di parole.